Buongiorno ragazzi. Vieni, Gino. Giguca sta concentrato a vedere tutte le Rocca vette. Crash. Sta cercando dov'è Rocca Carascio. Che ieri siamo stati a Castel del Monte, che siamo andati a prendere un po' di rifornimenti di formaggi, salumi e di fiadoni. Dove ce ne andiamo oggi? Ci sono 13 13 gradi, gradi. località Maglietta. Siamo a metà strada tra Maglietta, che se la inquadri è lì dove c'è chiaramente l'albergo Mamma Rosa, sei la fontana, quello è Ok, la Maglietta, e siamo a. quello è il rifugio Pomilio, dove Ok, già ci sono siamo stati rompiti. l'altra Quindi volta. a metà, qui quanti saranno? 1.700. 1750? Perché il rifugio Pomiglio mi sembra che è 1.800. 1.800 e qualcosa, lì è 1.600 e qualcosa, qui sarà 1.700 e qualcosa. E arriviamo. Più o meno, diciamo che non c'è salita, più o meno questo è un leggero sali-scendi il percorso, quindi fattibile un po' per tutti. Chiaramente l'impegno è un po' sulla distanza, perché c'è un po' da camminare per arrivare da qua. Quindi probabilmente non saliamo e non scendiamo di quota. Ci si affaccia sul belvedere della Vellana, che è particolare, su queste guglie di roccia che si affacciano sul cuore dell'Orfento e attorniate da tutta la catena delle cime della Maiella, che è molto spettacolare. Oggi poi è una giornata che almeno al momento fa risaltare molto tutte le cime qui attorno, pure del Gran Sasso, il Sirente, quindi insomma sembra promettente. Con i boschi che cominciano ad essere in versione autunnale, quindi con i primi Cambiare colori colorazione dell'autunno, sì. delle foglie. Ok, dai. Come Piero Angela, ma Dai, ci faccio. siamo. Il Piero Angela della Faccio schifo, montagna. faccio No, schifo. ma che fai schifo. Allora, gli ultimi preparativi e partiamo. La località, che qui non è segnata, però è nei pressi del rifugio di Marco. Noi ci passiamo davanti, probabilmente facciamo un giro un po' ad anello al ritorno. Il rifugio di Marco è Piana Grande, sono due destinazioni che toccheremo. Non si riesce a vedere bene, però ci sono degli edifici nella parte bassa. Quindi quello che vedete è l'eremo di Santo Spirito. Destinazioni di oggi da qui sono ben visibili. Uno è questo crinale erboso qui, lì dietro c'è, cioè il panorama si vede benissimo anche da lì sopra, poi scendendo lì dietro ci sono quelle guglie di roccia da cui si sta praticamente a strapiombo sull'Orfento e si vedono adesso tutte le cime della Maiella che sono coperte adesso in questo momento da qui. Seconda e ultima destinazione la state vedendo inquadrata, poi continuando un percorso ormai breve dal Belvedere fino a qui, la Piano Grande, che è una zona appunto che il nome fa anche capire che è rimpiana, ci sta quindi zona di prato circondata dal bosco, è una riserva sempre della Maiella. Lì non ci sono mai stato a farmi una passeggiata e insomma vorrei arrivare fin là come meta finale di oggi. Ok. Che voi dell'Orfento non conoscete perché si parte da sopra Canamanico dove ci sta il resort, quello di lusso, come si chiama? Aiutatemi. Oggi tu che vai al Come si resort? chiama? Come si chiama? No, io sono al resort. Adesso ci sfugge, ma ci sfugge più che altro perché non vogliamo fare pubblicità. Stiamo parlando Vabbè, della e da lì prossima si parte, escursione. quindi è sul lato, sul fianco lì del canyon, Sì. si scende abbastanza velocemente, facilmente, già a un punto bello interno dell'Orfento, e da lì voglio entrare proprio nelle profondità dove non sono mai arrivato, perché, aspettate, seguiamo perché lì su poi ci sta un rifugio che vorrei arrivare a vedere, c'è una grotta ed un rifugio che ho la mappa della
proprio del parco della Maiella che ho visto, e io là non ci sono mai arrivato e ci vorrei andare adesso, poi con l'autunno che è ancora più bello. Adesso certo è un traguardo non facile da conquistare perché c'è una camminata veramente grossa. L'Orfento noi l'abbiamo sempre frequentato, sto frequentando la Noia, passando da lì vedremmo tutte cose, voi proprio tutto nuovo perché da lì non siete mai scesi, e poi arrivando laggiù anche per me perché non ci sono mai, non ho mai conquistato una parte così profonda. È la nostra prima tappa, passando per questa parte di bosco e arriviamo direttamente sul quello spuntone dove sicuramente faremo una tappa mangiareccio e vedremo questo posto unico. E oggi è un incanto. Si domina tutta la vallata da qui sopra. Stiamo trovando un punto dove scendere senza farci il cascatone di quelli che io sono il numero uno. Ah, ecco queste sentierine. Andrò qua così. Ah, scendiamo così. Oh, piano piano. Tanto con tutti questi tacchetti che ci abbiamo. Come faccio qui. Qua si scende, è una discesa di quelle impensabili, che da qua sopra si entra dentro l'Orfento, so. Dislivello pazzesco. E qui siamo arrivati nel vedere della Vellana, non ci sia nemmeno segnato come nome su Google Maps, però da qualche parte l'ho letto questo nome, non ricordo dove. Quindi queste rocce belle che si affacciano proprio sul cuore della Maiella, la sua maestà. La padre Luca che soffre di vertigini, che sfida le sue paure per vedere cosa c'è qui sotto. Buon appetito. E tu Salù, ma non manca niente oggi? No, la bottiglia di vino. Oggi l'uvina. Allora, ogni volta che veniamo in montagna Gino dice: la prossima volta devo portare un po' di vino. Come lo dice? Non mi frega niente, la prossima volta ci vuole la boccetta, la bottiglietta di vino, capito? Proprio con vino, un bel fiaschettino, eh? Se lo ricordo sempre quando comincio a mangiare, che già siamo sulla montagna. Ecco il bello della Vellana. Ragazzi, una goduria qua. Abbiamo finito la pausa e adesso ripartiamo e andiamo alla Piana Grande, che è lo spiazzale che abbiamo visto all'inizio. Vai avanti. Stavo dicendo, ma che si schiaffeggia Piero Angela? Eh? No, tu sei Alberto. Io sono Alberto. Poi Alberto. Poi Alberto, cioè le donne Alberto. Insorgono che dicono no, non ti puoi parlare. Allora Alberto sono io, Alberto sei. Alberto. Noi prima eravamo esattamente dove c'è quella punta della montagna dove stanno le nuvole che la stanno avvolgendo. Abbiamo fatto tutto il giro e siamo arrivati qui. Da dove siamo partiti a qui ci abbiamo messo... Vabbè, delle 2:20, guarda. Ci abbiamo messo una mezz'oretta per arrivare qua. Sto facendo dei casini con sta telecamera, cioè una sfizza di persone che stanno venendo da questa parte, infatti che giù sono le campane. Allora allarme.
da dove siamo venuti, stiamo facendo quest'altro percorso. Questo è il percorso regolare, quello ufficiale. Ufficiale, si passa davanti al rifugio di Marco, anche per fare perché... una cosa un po' più tranquilla. Diverso, sì. Come potete vedere, oggi Luca non è in forma. Ha tirato fuori il bastoncino. Tu ogni volta mi minacci con questo bastone. Non va bene. Prima o poi lo devo passare i fatti. E adesso ce ne ritorniamo alla macchina. Sei contento? Ce la faccio. Perché sei stanco? Sei un po' stanco. Dino, stai bene? Sì. Ma tu sei una roccia. Guarda quando ce ne sono le rocce. Quindi non posso dire che sono lui solo. Ragazzi, scherziamo, la stanchezza se ne passa, piante mie, tutte mie quelle che vedi, nessuno le deve toccare. Buongiorno. Senti una cosa, ma il percorso per l'eremo, Santo Spirito? Ma lì ci si arriva direttamente con la macchina, c'è un parcheggio enorme per le macchine. Da quelle di... rocce. Di San Bartolomeo ti prosegue. Poi trovi tutti i rocciatori che stanno arrampicata. Quello poi va per diversi chilometri all'interno, ma a un certo punto diventa anche un salitone molto ripido. Finisce proprio dentro il parcheggio di questo eremo qua. E quindi è un eremo un po' diverso dal solito. Si pensa all'eremo come una struttura piccola, raggiungibile solo con tanta fatica a piedi sui sentierucci. Lì la storia è un po' diversa. Comunque tanti vanno a visitarlo, sicuramente ha il suo perché. E in qualche anno fa è stato ristrutturato, è stato rimesso tutto come si deve, ci sono anche le guide che spiegano. Ingresso a pagamento. Ingresso a pagamento 5 euro, però ne vale la pena. Sarà il tema dei prossimi viaggi, giusto? Certo. Certo, tanto paga YouTube i nostri viaggi. Stramazzo sul muretto del rifugio adesso. Sei proprio morto acceso, come si dice da noi, morto acceso. Purtroppo l'autonomia a livello di energie è veramente ridotta, la settimana lavorativa è troppo pesante. Vabbè, cioè, pure ieri siamo andati in montagna però. Un lavoro fisico. E ieri? Piccola passeggiatina. Dove sei andato? De Contra. A De Contra. Una bella parola. Veloce, veloce che mi staccio il braccio. Sta scappando una bella parola. Ah! Una parolaccia. Un'oretta? Non lo so, troppo. 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 Poi io mi devo riposare col braccio, che pure io sto provato. E quindi ci rivediamo dopo. Ed ecco arrivati al rifugio di Marco. Vi faccio vedere a che altitudine è il rifugio. A 1747 metri. Gino canta. E siamo quasi arrivati. Portami questo allora. Alla macchina. No, questa la riporti tu. Ce l'abbiamo fatta. Luca, è laggiù? Che mi sa... Sì, sì. Ah, è stata una bella camminata, eh? Passeggiatone. Costa. Poi veniamo tutti e tre da una settimana intensa, non siamo al top. Eccolo! Ce l'abbiamo fatta tutti e tre. Ragazzi, facciamo un saluto. Ragazzi, ne è valsa la pena, giornata splendida. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Mi raccomando, com'è? Un like subito. Mi raccomando, ascoltato. Veloce. E la nebbia ci avvolge.